Tutto pronto per la notte delle stelle, il meglio del calcio toscano, stasera in diretta su TV Prato. È morta Rita Frosini, per 9 anni assessore del comune di Prato, figura molto nota e stimata in città. Scoperta a Montemurlo una discarica per lo smaltimento illegale di rifiuti. Inaugurato in via Brasimone nella frazione di Galciana il 13° fontanello di Prato. A luglio torna da chiostro a chiostro l'enogastronomia protagonista in 3 chiostri della città. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dalla nostra redazione. In apertura di TG ci colleghiamo con Massimiliano Masi che si trova per noi nella splendida cornice di Villa Guicciardini a Usella, dove stasera è in programma la Notte delle Stelle. L'evento, dedicato al meglio del calcio dilettantistico toscano, sarà trasmesso in diretta su TV Prato a partire dalle ore 21. A te Massimiliano. Siete collegati in diretta con Villa Guicciardini nel comune di Cantagallo, dove alle 21 avrà inizio la manifestazione La Notte delle Stelle. Verranno premiati i più meritevoli del calcio dilettanti per quanto riguarda la stagione appena conclusa, la 2023-2024. Sarà una vera e propria parata di stelle in una location straordinaria. Notte delle Stelle che intende premiare, Diletta Vitorsoli, buonasera, i più meritevoli, più bravi, quelli che hanno fatto la differenza. Come ogni anno questo è un appuntamento fisso, noi non aspettiamo altro per tutta la stagione, quindi mi raccomando, stasera ne vedrete veramente delle belle. Ci saranno premi per tutti, allenatori, dirigenti, giocatori, arbitri, quindi vi invito a rimanere con noi, la diretta dalle ore 21 da Villa Guicciardini, la Notte delle Stelle, un appuntamento assolutamente da non perdere. Linea allo studio. Grazie per queste anticipazioni, noi andiamo avanti con il nostro TG, con la cronaca. La città piange la scomparsa di Rita Frosini, ex assessore del comune di Prato. Figura molto nota in città, faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Opera Santa Rita. È scomparsa questa mattina all'età di 85 anni dopo una lunga malattia Rita Frosini, figura molto nota in città. Assessore al sociale, alle pari opportunità e all'istruzione nella giunta Mattei per 2 legislature, attualmente faceva parte del consiglio di amministrazione dell'Opera Santa Rita, ruolo che ricopriva da tempo. Nipote di Virginia Frosini, che il Santa Rita lo aveva fondato, era moglie di Roberto Faggi, presidente dell'Opera Santa Rita per 40 anni e madre di Francesca Faggi, neoletta consigliera comunale alle recenti amministrative con il PD. Frosini è stata preside del 7° circolo La Castellina, l'attuale scuola De André, al cui interno ha curato la realizzazione della scuola speciale, un esperimento pilota a livello nazionale per l'inserimento scolastico di alunni con disabilità gravissime. È stata un punto di riferimento non solo per la città e per quello che ha rappresentato con l'Opera Santa Rita, ma anche personalmente, perché di fronte alle difficoltà e ai percorsi politici più in salita lei c'era. Questa notizia mi addolora perché la città perde una persona di grande valore e io perdo un'amica che mi è sempre stata vicina, sostenendomi con sincerità, competenza e affetto, ha detto la sindaca di Prato Ilaria Bugetti. Rita è sempre stata al fianco delle persone più fragili, era una persona preziosa e splendida che nel corso dei suoi 3 mandati nel CDA ha fatto tanto per il Santa Rita, ha detto Renza Sanesi, presidente della Fondazione Opera Santa Rita. La salma esposta alle Cappelle della Misericordia in via Convenevole, sabato 29 giugno a partire dalle 10 verrà allestita la camera ardente nel salone consigliare del comune di Prato. Il funerale sarà celebrato sabato alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo. Un tamponamento a catena tra 3 veicoli ha bloccato questa mattina la declassata. L'incidente, che ha visto coinvolto un furgone e 2 auto, è avvenuto dopo le 10 in direzione Firenze all'altezza dell'area ex Banci. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, il furgone, guidato da un uomo italiano di 46 anni, avrebbe tamponato per cause da accertare un'auto che a sua volta sarebbe finita contro la vettura che la precedeva. Nell'urto è rimasta ferita la donna, una 64enne che guidava l'auto tamponata dal furgone. La ferita è stata estratta dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco e poi consegnata al personale del 118. L'incidente ha causato code e rallentamenti. 8 nuovi agenti della Polizia di Stato hanno preso servizio stamani alla Questura di Prato. I nuovi agenti hanno frequentato il 225° corso di formazione e provengono da varie scuole allievi agenti d'Italia. In missione di forze anche alla Dogaia, dove sono in arrivo 26 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria. Lo annunciano il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro, e la deputata pratese di Fratelli d'Italia, Chiara Laporta. Le nuove assegnazioni di oggi dimostrano tutta l'attenzione
l'attenzione del governo Meloni per il nostro territorio, dichiara La Porta. Polizia Municipale e ARPAT scoprono un terreno agricolo trasformato in una discarica per lo smaltimento illegale di rifiuti. È successo a Montemurlo, guardate. A Montemurlo, nella zona tra via Bicchierai e via Tagliamento, grazie ad un'operazione congiunta della Polizia Municipale con ARPAT, è stato scoperto un terreno agricolo di circa 1300 metri quadri trasformato in una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'operazione nasce da un'attività di appostamento portata avanti dalla Polizia Municipale, che nella zona di via Bicchierai aveva individuato un camion appartenente a un cittadino di origine marocchina che qualche anno fa, nella zona di Ostera, era già stato denunciato per gestione illecita di rifiuti ferrosi. Il camion si dirigeva spesso in un terreno completamente recintato e reso inaccessibile dall'esterno anche alla vista. La municipale ha chiesto alla procura la delega per poter effettuare l'ispezione dell'area di proprietà di una cittadina italiana residente a Prato. Quando gli agenti del comando di via Toscanini e i tecnici di ARPAT sono entrati nel terreno, hanno trovato il cittadino marocchino già conosciuto, un cinquantenne residente a Montemurlo, che gestiva una vera e propria attività illecita di gestione rifiuti con tanto di varie tettoie sotto le quali effettuava lo smontaggio dei vari materiali. Nell'area si trovavano anche due autocarri completamente pieni di sacchi utilizzati per il trasporto di rifiuti speciali e privi di ogni autorizzazione. Sul terreno erano accatastati cavi elettrici, gomme, guaine, pneumatici, rifiuti RAE come condizionatori, frigoriferi e motori elettrici e poi termosifoni in ghisa, tubazioni in piombo, batterie, fusti di olio e tant'altro ancora. La Polizia Municipale ha provveduto al sequestro dell'area alla denuncia penale del cittadino di origine marocchina per gestione professionale illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi. All'interno dell'area gli agenti hanno trovato anche una baracca abusiva trasformata in una sorta di abitazione con letti e cucina e due persone che vi dormivano, probabilmente operai impegnati nelle attività di gestione rifiuti. Per la proprietaria dell'area è scattata anche la denuncia per abuso edilizio. Il comune di Montemurlo piange Marcello Storai, 78 anni, ex dipendente comunale e storico volontario del circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo. Storai era originario di Vernio, ma all'età di 13 anni si era trasferito con la famiglia a Montemurlo. Aveva lavorato per 40 anni in comune a Montemurlo, prima come operatore ecologico e poi come messo comunale. Storai si era poi sempre impegnato nelle attività del circolo Gino Gelli ed era iscritto anche all'Associazione Nazionale Alpini di Montemurlo. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Simone Calamai. La salma di Marcello Storai è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro a Montemurlo. Il funerale si svolgerà domani, sabato 28 giugno, alle ore 10:30 nel chiesino di Santa Maria Maddalena de Pazzi a Bagnolo. Inaugurato in via Brasimone, nella frazione di Galciana, al 13° fontanello di Prato. A tagliare il nastro il presidente di Publiacqua e la sindaca Bugetti, che ha detto: l'idea è di sentire le esigenze delle frazioni per quanto riguarda la presenza dei fontanelli e provare a dare una risposta. Inaugurato il 13° fontanello di Prato. È stato installato a Galciana, in via Brasimone, e arriva dopo le postazioni già inaugurate a Vergaio, Iolo, via Pomeria, Grignano, Fontanelle, Galceti, Tavola, Chiesa Nuova Mezzana, San Paolo, San Giorgio a Colonica e La Querce. Dal 2017 al 2023 i fontanelli di Prato hanno erogato oltre 34,5 milioni di litri d'acqua. Tutto questo per un risparmio complessivo di oltre 23 milioni di bottiglie d'acqua da un litro e mezzo non prodotte. Sono circa 796 le tonnellate di plastica non immesse in ambiente, con un risparmio per le tasche dei cittadini che Publiacqua ha calcolato in oltre 7,2 milioni di euro. Nel complesso dei 46 comuni dove Publiacqua gestisce il servizio idrico, sono oggi installati 128 fontanelli. È evidente che Publiacqua sente il desiderio di arricchire di questo servizio la collettività per una funzione sostanziale, che è quello di combattere tutti insieme l'uso dell'acqua minerale, l'uso della plastica per contenere l'acqua minerale. È evidente che per quanto ci riguarda la valorizzazione dell'acqua pubblica è da parte nostra un dovere e nel confronto con la collettività per noi dobbiamo cercare tutte quelle condizioni che favoriscono questo utilizzo. È sicuramente un luogo dove i cittadini anche possono ritrovarsi insieme, fare due chiacchiere, quindi è un luogo che diventa un presidio anche per le persone. Quindi questo è il 13°, l'idea è quella di ascoltare i bisogni che hanno le varie frazioni, i vari paesi per i fontanelli e provare compatibilmente appunto con le disponibilità a dare una risposta. Questo è il 13°, quindi in una città come Prato sicuramente abbiamo una bella risposta, poi vedremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni se ci saranno altre esigenze.
A quasi 103 anni di età torna a camminare dopo la frattura del femore a pochi giorni dall'intervento chirurgico eseguito all'ospedale di Prato. Un risultato eccellente per la signora Mafalda, questo è il nome della paziente, reso possibile dalla ortogeriatria, il percorso che dopo l'operazione chirurgica facilita il recupero precoce dei pazienti anziani fratturati. L'ortogeriatria prevede una stretta collaborazione tra personale sanitario, infermieristico e non solo, con un approccio multidimensionale e multiprofessionale, così da affrontare i numerosi problemi conseguenti alla frattura del femore. A 6 giorni dall'operazione, la signora Mafalda ha iniziato a camminare assistita dalle fisioterapiste con l'ausilio di un deambulatore e si è proceduto anche all'attivazione dell'assistenza domiciliare. Presentata in Consiglio regionale l'edizione 2024 di Da Chiostro a Chiostro, il festival dell'enogastronomia che si terrà il 1° e il 2 di luglio. Due le novità, il debutto della cucina cinese e l'inserimento nel percorso del chiostro della Chiesa dello Spirito Santo. Guardate. Torna il 1° e il 2 luglio Da Chiostro a Chiostro, il festival dell'enogastronomia organizzato da Confesercenti Prato nell'ambito del calendario di Vetrina Toscana e della rassegna It Prato. Due serate dedicate al meglio della tradizione culinaria con degustazione di vini e prodotti tipici e con due novità, l'inserimento nel percorso del chiostro della Chiesa dello Spirito Santo e il debutto nella manifestazione di un ristorante di cucina cinese. Ricco il programma dell'iniziativa, ingresso libero con le consumazioni acquistabili alle casse dei chiostri. In quello di San Domenico saranno 11 ristoranti che presenteranno piatti della tradizione con la novità, come detto, di un ristorante cinese. Nel chiostro di Sant'Agostino saranno 4 pasticceri che offriranno i loro prodotti, mentre nel chiostro dello Spirito Santo, con un sottofondo di musica jazz dal vivo, si potranno sorseggiare long drink, vino, birre e cocktail. Terza manifestazione Da Chiostro in Chiostro, scoperta del territorio da un punto di vista enogastronomico, ma non solo quello, l'arte. Nel chiostro dello Spirito Santo si potrà ammirare due pale importanti, una di Filippo Lippi e l'altra del Ghirlandaio. Il chiostro di San Domenico potremo degustare i ristoranti della provincia di Prato che proporranno quello che è la storia, la cultura enogastronomica della cucina della provincia di Prato. Sant'Agostino, i 4 famosi pasticceri, tra cui il campione mondiale, presenteranno nuove proposte per quanto riguarda la pasticceria. Quindi l'invito qual è? Vi aspettiamo tutti, non solamente a degustare una parte del territorio, una storia dell'enogastronomia pratese, ma anche importanti pale, quindi importanti cose da vedere, come ho detto prima, di Filippo Lippi e del Ghirlandaio. Dopo il grande successo di Caratutta Rabai, l'ultima rivista del Buzzi presentata al pubblico lo scorso febbraio al Politeama e trasmessa integralmente da TV Prato, prosegue la collaborazione tra l'emittente cittadina e il gruppo Goliardico. Ieri sera le Pagliette sono tornate sul palcoscenico del Buzzi con The Summer Show, eclettico e divertente show che ha visto la collaborazione dei ragazzi coordinati da Giacomo Ferretti. Musica dal vivo, sketch e balletti hanno divertito il pubblico dei presenti, circa 300 persone. All'inizio della serata il Club delle Pagliette ha provveduto a donare a 11 associazioni del territorio pratese parte del ricavato di Caratutta Rabai, ben 34.000 euro di risorse suddivise tra diverse realtà. TV Prato trasmetterà The Summer Show giovedì 4 luglio alle ore 21 nell'ambito del palinsesto speciale di luglio che darà molto spazio a concerti e spettacoli dal vivo. Vediamo allora un estratto della serata di ieri. Sono emozioni che restano. E qui non si para solo a scampionare, ma quello che l'amico vero ti può dare. E se dopo 20 anni ritroverai, quello del bagagliato lo abbraccerai. E ti renderete ancora quella magia, il vero senso della compagnia. Sai che ti dico, avere un vero amico è quanto di... Allora Giulio, quante spendo? Ma dammi 30 euro. Allora, lo sai che t'ha a fare? Tu segni. Ragazzo, dammi pastrano. Non ci penso nemmeno. Dagli il cappotto. Scappo un carbara, fa la rivoluzione, ma il cappotto non glielo do. Dagli il cappotto, falla finita. E di un cliente buono. E di un droghiere che ti faccia, e non si perda mia. We'll be right back.
Parliamo adesso di musica e di due giovanissime band pratesi che hanno vinto il San Tommaso Live Contest per gruppi emergenti under 17. Andiamo a conoscerle in questo servizio. Due band pratesi, formatesi alla scuola di musica School Rock, si sono classificate al primo e secondo posto quali migliori gruppi under 17 alla 14ª edizione del campionato band emergenti organizzato a San Tommaso. Gli Unknown, band composta di 5 ragazzi e ragazze che suonano insieme da appena un anno, Samuele Pallai, Elisa Pugelli, Faber Manganiello, Charlie Zampagli e Leonardo Corvino, hanno vinto il concorso con l'energia dei brani metal preferiti. Il metal per me è un po' una valvola di sfogo, diciamo, è il mio genere preferito perché diciamo, rappresenta un po' la rabbia che non posso sfogare normalmente, insomma. E quindi ascoltarlo mi libera. L'energia che c'è poi nell'aria cambia tutto, cioè io quando suono questo genere sono, come posso dire, molto più energica tipo rispetto a magari altri gruppi dove facciamo canzoni un po' più lente. Gli Iron Maiden sono una, appunto, delle mie band preferite, prendiamo molto spunto da loro e, proprio perché sono molto energici, molto veloci, sono soprattutto soddisfacenti da suonare per quanto mi riguarda, divertenti da suonare gli assoli, molto creativi. Ecco, che cosa provi ad esempio quando ti esibisci in pubblico? Ansia, paura di perdere la bacchetta, di lanciarla verso Samuele, visto che l'ho già fatto molte volte. Già da quando avevo 2-3 anni iniziavo a cantare, poi successivamente ho iniziato anche a suonare altri strumenti. Anche se i primi brani erano pop, non metal. Esatto, cioè la prima canzone di cui ho il video dove canto è Tiziano Ferro, tipo si chiama Indietro. Quindi ciao Tiziano, ci stai guardando sicuramente. Al secondo posto un altro gruppo pratese ancora più precoce, Pietro Baggiani, Brianna Samira Camara, Dario Nucciarelli, Lapo Mazzoni, Anna Franchi e Francesca Mancia, 69 anni in 6, formano i The Grunge. E che musica fate? Che musica suonate? Rock e pop, ma poco pop. Rock. Suoniamo poche canzoni italiane, suoniamo più, la maggior parte sono inglesi. Anche le loro esibizioni al San Tommaso Contest sono state apprezzatissime. Quando suono con i miei amici sono imbarazzata, però poi sono felice. Ok, tu invece? Cosa ti dà la musica? Cosa provi quando suoni? Allora, io quando suono, anche come lei, dipende dove ci troviamo. Per esempio, quando ci trovavamo al Camp Beer Fest, ovvero alla festa della birra, ho provato molta emozione, tipo intanto stupore perché c'era un sacco di gente e in più ho provato un po' di paura, però sono stata anche felice. Adesso passiamo allo sport. Le Final Six del campionato di calcio libico potrebbero giocarsi a Lungo Bisenzio. Il presidente del Prato, Stefano Commini, sta lavorando per portare l'evento in città. Una curiosità, si giocheranno le Final Six del campionato libico qua a Lungo Bisenzio? Ma sto lavorando su questo tema da almeno 7 giorni, 10 giorni ininterrottamente, con contatti con governo, ministero, Libia. E a breve dovremo avere una risposta, ci sono delle ottime possibilità, sarebbe un bel momento di sport e comunque essere nell'elenco delle poche società che ospitano un evento del genere potrebbe essere interessante. Diciamo che tra oggi e domani avremo le ufficialità. Eccoci arrivati alla nostra agenda con tutti gli appuntamenti in programma.
Dal 28 giugno al 13 ottobre sarà possibile visitare la mostra Colorescenze, Artiste Toscana Futuro, a cura di Stefano Collicelli Cagol ed Elena Magin, presso Centro Pecci dalle ore 10. Alle ore 21 all'Anarchico, serata dedicata alla sperimentazione sonora e all'energia della musica dal vivo, We Are Sound, esperienza sonora interattiva in due tempi. Alle ore 21.30 presso Palazzo Datini, dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Alleramo, a cura di Teatro La Baracca, scritto e interpretato da Maila Ermini e con Gianfelice D'Accolti. In conclusione, sempre alle 21.30, in piazza Santa Maria delle Carceri, proiezione del film Il gusto delle cose, vincitore del premio Miglior Regia al Festival di Cannes 2023. È tutto per il momento per questa edizione del TG, l'informazione torna domani alle 13.45, vi lasciamo a questo punto al meteo a cura del Consorzio Lamma e poi ai programmi della nostra serata. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Sei in vacanza ma il tuo pensiero è fisso a casa? Puoi stare tranquillo con i sistemi d'allarme e di videosorveglianza di Prato Allarmi. E oggi con l'app tieni sempre d'occhio il tuo bene più prezioso, la casa. Prato Allarmi, la sicurezza è a portata di mano. Esiste un tempo per pensare e un tempo per fare delle scelte. È tempo di progettare in maniera responsabile. È tempo di cambiare le nostre abitudini. È tempo di tracciare il profilo del futuro. È tempo di Ellen, il primo infisso dall'anima sostenibile con profilo in PVC 100% riciclato. By Finestre Nurit. E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò. Potete stare tranquilli voi, comprato poi. Non è un caso che siano professionisti della sicurezza. Una buona serata a tutti. La carta della pressione in quota prevista per la giornata di domani ci mostra l'area di bassa pressione che ci ha interessato nei giorni scorsi, ormai sulla Turchia, mentre sulla nostra penisola possiamo osservare un promontorio di alta pressione che dal Nord Africa si spinge verso le coste tirreniche. Questa situazione permarrà anche nei prossimi giorni, quindi è previsto un fine settimana caratterizzato appunto da alta pressione e cieli in prevalenza sereni con temperature anche piuttosto elevate nei valori massimi. Andiamo a vedere infatti la previsione per la giornata di domani sulla nostra regione: il cielo sarà in prevalenza sereno o al più velato, nel pomeriggio non cambia la situazione, ancora cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, temperature già in aumento domani fino ai 29-32 gradi sulle zone interne della regione. Per la giornata di sabato ancora cielo sereno con temperature che nel corso del pomeriggio aumenteranno ulteriormente fino ai 33-35 gradi, temperature che però caleranno già a partire da domenica. Domenica sarà ancora una bella giornata con cieli in prevalenza sereni su tutta la nostra regione. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione, una buona serata.